Ciao, sono Francesco Marcuccio, sono l'autore e il fondatore di Crea il tuo business e cambia il mondo, dove aiutiamo le persone a scoprire la loro visione, a guadagnare con la loro passione e a costruire un business che cambi il mondo. Io sono qui a Bali in Indonesia e questa mattina abbiamo avuto un terremoto qui alla villa. Ho fatto un altro video nell'immediato, te lo farò vedere. Ma questo mi ha fatto riflettere sulla brevità della vita, sul valore della vita e su una frase che ho letto una volta che dice: noi dobbiamo morire e questo fa di noi i fortunati. La maggior parte delle persone non morirà mai perché la maggior parte delle persone non nascerà mai. E chi lo scrive è uno scienziato che semplicemente sta parlando di come il numero di possibilità di esseri umani date dal DNA umano è così grande, più del numero dei granelli di sabbia nel sare. Quindi letteralmente il fatto di avere una vita è qualcosa che ci rende unici. E Steve Jobs ne parla bene nel suo famoso discorso alla Stanford University, dove dice: non hai niente da perdere, perché sei già nudo e non hai nessun motivo per cui non seguire il tuo cuore. Un'altra frase che mi porto sempre dentro è quella di Michael Landon, che dice: qualcuno dovrebbe dirci nell'esatto istante in cui nasciamo che dobbiamo morire. Allora forse vivremmo la nostra vita al limite ogni minuto di ogni giorno. Qualsiasi cosa tu voglia fare, falla oggi, perché ci sono solo un numero limitato di domani. Vedi, ne parlo in un mio altro video a cui ti lascerò il link, ma il posto più ricco sul pianeta non sono le miniere d'oro, le grandi miniere di diamanti, ma il posto più ricco sul pianeta sono i cimiteri. Sì, perché sarà nei cimiteri che troverai sogni mai realizzati, invenzioni mai scoperte, libri mai scritti, canzoni mai cantate e amori mai vissuti. Ci sono così tante persone che non esprimono mai il loro vero potenziale e muoiono con tutta questa bellezza dentro di loro. Vedi, la consapevolezza della morte è davvero un gran consigliere. E voglio darti due pensieri e soprattutto due cose che potresti fare dopo aver guardato questo video per migliorare in qualche modo la tua vita. E il primo viene da uno dei miei libri preferiti, che è I pensieri di Marco Aurelio, o Meditazioni, che è un libro che lui ha scritto a se stesso, il suo diario. E lì l'imperatore Marco Aurelio riflette sulla sua vita, riflette sulla morte. Scrive: vivi come se fossi già morto e vivi come se ogni momento che ti viene dato fosse un dono, fosse un bonus extra di tempo che ti viene concesso. Vedi, come vivresti se avessi quel livello di referenza per il tempo che hai? E non solo Marco Aurelio, ma anche tanti altri maestri parlano dell'angelo della morte, come un grande consigliere. Mi ricordo il libro, di Stephen Covey, Le sette abitudini delle persone di successo. La prima abitudine è sii proattivo, e sii proattivo vuol dire inizia pensando dalla fine. E Stephen Covey nel suo libro lo fa fare dicendo: immagina il giorno del tuo funerale e immagina che cosa succederà, immagina che cosa le persone diranno di te, immagina come vorrai essere ricordato. Come pronuncerà il mio nome il mondo negli anni a venire? Sarò noto come il filosofo, il guerriero, il tiranno? Oppure sarò l'imperatore che ha restituito Roma al suo vero spirito? E fammi sapere che cosa vuoi sapere, perché sto preparando questa serie su cosa fare nella vita, come capirlo. Tante persone me lo chiedono. Se vuoi però fare qualcosa in anticipo, allora ti invito a trovare il link che vedi qui sotto. Troverai un link dove ci sarà scritto la formula della tua leggenda personale. Sono una serie di video che ho, che in realtà sono per persone che vogliono creare un business, ma io faccio sempre iniziare dalla leggenda personale. Ti spiego poi perché. E quindi, se metti la tua email, riceverai il secondo video che ti spiega ti parla appunto di come trovare la tua leggenda personale. Ci sono 7 passi, è una formula che ho creato io, 7 passi per trovare davvero la tua leggenda personale, il tuo scopo, la tua missione nella vita. E poi farò anche una serie avanzata su questo, quindi fammi sapere che cosa ne pensi. Ma sicuramente, se vuoi trovare il tuo scopo nella vita, riflettere sulla tua morte sarà qualcosa di utile. Quindi prendi il consiglio di Marco Aurelio, immagina che cosa
che immagina che ogni momento sia un altro istante che ti viene donato, come vivresti? Prendi il consiglio di Stephen Covey, immagina il giorno del tuo funerale, immagina come vorresti essere ricordato e prendi questa domanda dalla mia formula della leggenda personale, che è: se tu avessi solo 6 mesi di vita, che cosa faresti? Quello ti darà un indizio sulle cose che sono davvero importanti per te. Di nuovo, lasciami un commento, lasciami un like, fammi sapere che cosa ne pensi e iscriviti al canale se vuoi ricevere più video come questi. Io sono Francesco Marcuccio, noi ci vediamo presto nel prossimo video. Fino a quel momento, segui i tuoi sogni e cambia il mondo. Ciao!